Maria ha lasciato tutti a bocca aperta a uomini e donne, ed ha scelto Pierpaolo, ovviamente la cosa ha mandato su tutte le furie Mario. Quanto accaduto in studio ha mandato su tutte le furie Mario, che è apparso visibilmente provato dall'accaduto. Maria ha dovuto annunciarlo personalmente, rendendoci conto di quanto sarebbe potuto accadere subito dopo. Sono ormai mesi che la storia tra Ida, Mario e Pierpaolo va avanti con alti e bassi che si sono intensificati proprio nell'ultimo periodo. La donna non è apparsa convinta di nessuno dei due, infatti ha rimandato la scelta. Da un lato le segnalazioni continue su Mario, dall'altro Pierpaolo con atteggiamenti poco chiari, la tronista ha più volte ribadito la confusione e la pressione per questa situazione. Ida ha scelto Pierpaolo, Mario distrutto a uomini e donne. Le parole di Maria quindi sono arrivate all'improvviso, quasi in modo del tutto inaspettato. Forse nemmeno Mario poteva immaginare che dopo questa attesa, dopo la condivisione ma anche la rabbia, le discussioni e gli allontanamenti andasse in questo modo, e forse nemmeno il pubblico a casa poteva prevederlo. Dopo che Ida si è assentata dallo studio lasciando i due uomini da soli, in seguito all'ennesima discussione a seguito delle segnalazioni su Mario e il rimprovero di Pierpaolo che accusava i due di monopolizzare la puntata sempre con le stesse cose, si arriva alla nuova puntata del Trono Over con sorpresa. Proprio in questa registrazione, infatti, la conduttrice ha specificato che era possibile procedere con una sola esterna e questa volta, con enorme sorpresa di tutti, Ida ha optato per Pierpaolo, tagliando fuori Mario che sbigottito è rimasto in studio ad accusare il colpo. Il suo viso, ogni volta che vengono mostrate le scene della coppia, è sempre molto teso, dimostrando ovviamente il suo interesse nei riguardi della tronista. Tuttavia non riescono mai a trovare un punto di incontro con discussioni abbastanza frequenti e rivelazioni scottanti. Mario ha sbottato in studio, punzecchiato anche da Tina e Gianni, dicendo a Ida che quando c'è da scegliere lei comunque vuole sempre Pierpaolo, apparendo molto infastidito. L'ultima la segnalazione su Mario che lo voleva in un B&B con un'altra donna. Ida ha preteso di sapere il nome, Mario ha negato e alla fine si è alzato un gran polverone che ha tirato in ballo anche Pierpaolo, stufo appunto della solita situazione. Questa volta però le cose sono andate diversamente e forse inaspettatamente anche per il pubblico, che sa bene quanta intesa ci sia tra Ida e Mario, nonostante tutto. Ida e Mario sono veramente ai ferri corti questa volta e potrebbe arrivare qualcosa di molto diverso da quanti pensavano che fossero una coppia perfetta.